Il virus cambia, ma i sintomi restano gli stessi, ovvero febbre alta sopra i 38,5, infiammazioni respiratorie e affaticamento generale. Il picco della nuova influenza è previsto nei primi due mesi del 2013. Per questo mercoledì è inizio anche a Piacenza la campagna regionale di vaccinazione e il periodo più opportuno per sottoporsi al vaccino è tra novembre e dicembre. Questo virus si è già fatto sentire alla fine della passata stagione e quest'anno probabilmente farà la parte del leone. Il vaccino che noi distribuiamo lo contiene, quindi contiene gli antigeni virali di questo virus, per cui noi pensiamo che sia talmente immunogeno e altamente proteggente. La sintomatologia della sindrome influenzale peraltro non cambia, è sempre caratterizzata da febbre che esordisce improvvisamente e sale oltre i 38,5, accompagnata da sintomi respiratori, la rinite, la tosse e da sintomi di carattere generale, la mancanza di appetito, la facile stancabilità. Quando è previsto il picco? Il picco, come di solito, è previsto tra gennaio, tra la fine di gennaio e la metà di febbraio. La stagione giusta per vaccinarsi va quindi dalla metà di novembre fino alla fine di dicembre. Sono i soggetti a cui è maggiormente consigliato il vaccino? Come al solito le persone anziane, al di sopra dei 65 anni, ma io direi con un po' di insistenza e molta determinazione noi lo consigliamo alle persone di tutte le età che hanno una malattia cronica. Di solito le percentuali proprio tra gli operatori dell'assistenza sono un po' basse, c'è un appello magari da fare? Ma l'appello si basa sempre sul significato profondamente etico che ha la vaccinazione in queste categorie. L'operatore sanitario è una persona sana e quindi si vaccina non per se stesso, si vaccina per non trasmettere il virus ai suoi pazienti innanzitutto e poi anche ai suoi familiari. Questo vaccino toglie un po' di migliora, può non peggiorare il quadro clinico che porta proprio l'influenza stessa, no? E quindi invitiamo la gente a vaccinarsi anche quest'anno come tutti gli anni. Per informazioni il primo riferimento è il medico di famiglia o il pediatra di fiducia. È possibile inoltre chiamare il numero verde 800 033 033.